abbiamo detto mentalità, che per me è il discorso fondamentale, quasi ideologia, ideologie vere. Ideologie vere, io ne individuo sostanzialmente due, cioè populismo e sovranismo, che s'assomigliano e che hanno come caratteristica fondamentale quella di essere reattive. Del resto un'ideologia è reattiva, un'ideologia reagisce a una questione, ne dà una spiegazione, ne dà un'ipotesi di superamento. Il populismo, quella cosa che noi oggi chiamiamo populismo, con un nome che è stato adoperato in passato per indicare molte cose diverse, diciamo, però abbiate pazienza, lasciatemi dire populismo, sennò. Allora, il populismo è evidentemente la reazione al malfunzionamento strutturale del neoliberismo. Non c'è. È ovvio questo, no? È una reazione, come vi ho già detto, non strutturale. Cioè, se la prende con i politici invece che con i padroni. Per carità, i politici hanno fatto pena, certo. Sì, anche questo è un problema. La finanza oggi è strutturale, certo, però qualcuno che dica. Poi c'è perfino chi dice la questione redistributiva. Bene, la produzione, perché tutto comincia dentro una fabbrica. Oh, è lì la struttura, è lì che tu impari a obbedire, è lì che tu impari a non pensare, a fare una cosa soltanto, a non chiederti perché, a non chiederti come, a capire che sei in balia di un potere che può fare di te quello che vuole. È lì che scatta la differenza di sapere, di potere, di comprensione, di autocomprensione. E questo se sei un lavoratore maschio bianco, se poi sei un lavoratore di tipo diverso, ancora peggio. È lì. Dopo, cosa vuoi redistribuire dopo? Cosa vuoi redistribuire? Se la finanza è peggiore, sì, la finanza è peggiore perché strozza anche il tuo datore di lavoro, certo. Io però ricordo che la lotta contro la finanza, a parole, la facevano anche i nazisti. Allora, che oggi il capitalismo sia diventato finanza capitalismo lo sappiamo, ma da dove comincia la presa del dominio? Da dove comincia? Come si fa a fare un'ideologia antifinanziaria? Si farà ben prima fare un'ideologia antisfruttamento. Non sono d'accordo, la finanza è lo strumento più importante, superiore, però, come dicevo poc'anzi, lo sfruttamento tu lo vedi quando ti chiamano a lavorare per 3 euro l'ora. Lo fanno sono tutti proprietari di Comincia di lì, comincia di lì. tre grandi fondi. Piantagli uno sciopero selvaggio lì. Recording in progress. Cioè, non ti starà a chiedere se quello che hai davanti è un capitalista classico o se è un finanziere. Qua devi essere capace di capire una cosa, che quello che ti sta capitando non è naturale. L'ideologia, dopo tutto, è questo, è capire che puoi cambiare, dandoti tu delle spiegazioni modeste, spiegazioni sbagliate, oppure spiegazioni super sofisticate. Puoi cambiare e non sei da solo perché stai affrontando una questione non privata ma strutturale. Questo è. Ti puoi trovare mille modi di spiegarti quella situazione. Ecco. La cosa importante è che tu non creda che è naturale, che è normale, che è invincibile, che non c'è alternativa. Se credi questo, hai perso. Sei dentro, chiuso. Ecco. Per cui ci sono ideologie oggi. Sì, Me Too è un'ideologia, no, però porta alla luce una questione strutturale, attraverso esperienze personali.
Black Lives Matter è un'ideologia? No, è una reazione, però è una reazione che porta alla luce questione strutturale, cioè se un americano nero hai molte buone probabilità di essere accoppato dalla polizia che non ti chiede nemmeno scusa. Questione del gender era più complicata, ma tutte le versioni del femminismo sono, come dire, strutturali, sì, passano attraverso sensibilità personali, ma portano alla luce una questione strutturale. Politicamente corretto può portare alla luce una questione strutturale? Sì, può. Può anche fare delle cose inutili, ma può anche portare. La cosa importante è che il filtro dell'individualità non sia l'unico filtro. Se è l'unico filtro, sei dentro al neoliberismo, ma non perché il neoliberismo si è inventato la tua protesta, ma perché l'ha mangiata. E vallo a far capire. Per far capire questa roba ci vogliono delle strutture politico-culturali collettive, banalmente, sindacati, partiti, club, strutture in cui la parola non è, può non essere solo lamento, ma è espressione di una esperienza e diventa analisi e proposta. Per cui, e chiudo, dopo, alla fine, la storia qual è? Che non è vero che siamo dentro la morte dell'ideologia, siamo dentro la sopravvivenza fantasmatica ma efficace di un'ideologia, neoliberismo, e dentro una serie di tentativi più o meno vitali, più o meno forti, più o meno strutturali di bucare questa bolla. Questi tentativi possono essere messi in caricatura pubblicitaria, possono essere invece l'inizio di una nuova riappropriazione della politica da parte dei cittadini. Perché ciò avvenga bisogna distruggere la tesi che i cittadini vivono per l'economia, che le leggi dell'economia sono più importanti della vita, le leggi, le pseudo leggi dell'economia sono più importanti. Questo va distrutto. Cioè, che non, l'ultimo, l'estrema istanza non può essere l'economia.